Allora, se con una giornata così, in una città così, siete venuti a sentir parlare di un verbo, vuol dire che qualcosa ci sarà sotto, perché o siamo tutti matti, cosa che è possibile, o io cercherò di convincervi che attraverso l'analisi di questa innocua, semplicissimo elemento linguistico ci sta sotto un tesoro che nessuno ha ancora scoperto, a dire la verità, però le cui tracce sono ancora ben visibili, talvolta un po' nascoste nella storia. Intanto volevo ringraziare questa occasione che appunto ha fatto in modo che Giulia Cogoli e il suo staff mi invitasse, questo evento organizzato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Pistoia e dal Comune, mi ha permesso di poter telefonare stasera ai miei amici di Prato e di chiedergli come mai non mi hanno mai portato a Pistoia, che è una città stupenda. Detto questo, inizierò con un grido che viene persino pubblicato nel 1918 in una prigione inglese. Durante la Prima Guerra Mondiale qualcuno scrive: è una disgrazia per il genere umano che due idee così differenti siano espresse con una sola parola, è. Ora non vi svelo subito quali sono le due idee così differenti, ma la persona che lancia questa invettiva contro il verbo essere è un matematico. Ci sarebbe da chiedersi cosa ci fa il verbo essere sul tavolo di un matematico. E per riuscire a capirlo dobbiamo andare in una macchina del tempo e tornare molto, ma molto indietro. Tornare almeno ad Aristotele. Quello che vorrei fare con voi oggi è portarvi attraverso la storia dell'interpretazione di questo verbo a partire dai lavori di Aristotele. Ovviamente, come mi capita di dire, non solo per questa occasione, ma perché in generale quello che si può fare è raccontare le proprie storie, racconterò la mia di storia, come degli appunti di viaggio personali. Sono sicuro che tralascerò più cose di quante riuscirò a dirne, però insomma prendetela così, come una scorribanda nella storia della linguistica. Una scorribanda che però può indicare il verbo essere un po' come la questione omerica della linguistica. Ai tempi del liceo ci si ricordava che la storia dell'interpretazione, della paternità dell'Ilia e dell'Odissea era un tema in cui tutte le culture si sono confrontate, e a seconda di come è stato risolto riesce a capire come quella cultura vedeva la letteratura, il mondo e le cose. Secondo me il verbo essere in un certo senso ha un po' lo stesso effetto della questione omerica in linguistica. Perché Aristotele si occupa del verbo essere? Tutti noi sappiamo che nella tradizione greca c'erano almeno due grossi filoni di interesse per il linguaggio. Da una parte c'era semplicemente la descrizione della lingua, la catalogazione dei fatti morfologici. Sapete, è buffo accorgersi che i nostri figli a scuola, in prima elementare, si confrontano con due tipi di nozioni, la geometria euclidea e la nozione di grammatica, che sono più o meno nati tutte e due nel periodo alessandrino. Sono ben più di 2000 anni che noi ci alleniamo a pensare. Aristotele si interessa del verbo essere non tanto per il piacere o la necessità di una descrizione di fatti linguistici, ma perché lui interessa catalogare il più misterioso degli oggetti che noi esseri umani sappiamo produrre con la nostra mente, cioè la frase. Grazie. Se potessimo fare un esperimento, cioè chiedere a tutti voi che cos'è una frase, probabilmente verrebbero fuori più definizioni di quante sono le persone di questa stanza. Tipicamente, quando pensiamo a una frase, ci viene da dire una frase non è nient'altro che un insieme ordinato di parole di senso compiuto. E ovviamente in questo caso la definizione non si adatterebbe del tutto, perché se io dico la casa nuova, questa è una sequenza di parole di senso compiuto. Aristotele, analizzando la struttura della frase, arriva a capire che la frase è un oggetto linguistico diverso da tutti gli altri, perché si può dire se quello che esprime è vero o falso. Se io dico la casa nuova, non è né vero né falso. Se dico la casa è nuova, è vero o falso. Ora, ovviamente, tutti noi ci rendiamo conto che in questo modo Aristotele taglia fuori un sacco di tipi di frasi, le preghiere, gli ordini, le invettive, però certamente coglie un nucleo.
E quando guarda la struttura di questo nucleo, scopre che questo nucleo è costituito da due elementi, con uno nascosto. Il soggetto e il predicato, parole che di per sé meriterebbero un'attenzione enorme. Pensate, soggetto è la traduzione che Boezio dà di un termine che vuol dire star sotto. E sostanza è legato al termine soggetto. Soggetto è tutto quello che sta sotto le proprietà che noi abbiamo. Sarebbe un po' come dire, se togliessimo i pezzi a ciascuno di noi, quando è che arriviamo alla ciascunità, cioè a quella cosa che ci contraddistingue. E predicato invece è la proprietà che io attribuisco al soggetto. Aristotele dice il soggetto e il predicato sono le due colonne portanti della frase. Ma una frase non c'è se io non esprimo il tempo. Soltanto che Aristotele sembra faticare nella distinzione tra soggetto e predicato, perché l'elemento temporale non viene fuori immediatamente. Ma per fortuna la lingua greca, come la nostra, aveva il verbo essere. Dunque Aristotele fa iniziare il viaggio della riflessione sul verbo essere dicendo chiaramente il verbo essere non è nient'altro che il nome del tempo. Quando io dico un uomo corre, un uomo correrà, un uomo corse, è equivalente a dire un uomo è corrente, un uomo fu corrente, un uomo sarà corrente. Ora noi sappiamo che in italiano questi esempi stridono, non sono frasi possibili in italiano, ma cogliamo l'intuizione che poteva avere una lingua di questo tipo. Qui arriva il primo problema interpretativo. Aristotele non ha nomi speciali per il verbo essere. Lo chiama le o l'essere. Se voi prendete qualsiasi quasi tutti i maggiori trattati di Aristotele, vedete che invece sembra che che Aristotele dedicasse al verbo essere una parola speciale, che poi è la parola che noi abbiamo imparato a scuola, cioè quella di copula, su cui ci sarà molto da dire. Comunque, fatto sta che nei lavori di Aristotele inizia il viaggio del verbo essere nella civiltà linguistica occidentale e si fossilizza l'idea che sia l'espressione del tempo. Il tempo quando non può essere espresso su un verbo. Quindi Gianni causava la rivolta, il tempo è sul verbo causare, Gianni era la causa della rivolta, il tempo è isolato sul verbo essere di per sé. Questa tradizione non si spegne mai, arriva fino al Novecento, attraversa tutto l'Ottocento, la grande scuola della comparazione linguistica, l'idea che il verbo essere sia espressione del tempo permane in modo indelebile. Tuttavia, questa accezione del verbo essere come segno del tempo subisce una metamorfosi clamorosa quando viene oggetto di indagine dei linguisti medievali. Io penso che ci siano stati poche epoche luminose come il Medioevo. Nel Medioevo la riflessione sul linguaggio era arrivata a dei vertici di razionalità e di profondità che portarono ha una conseguenza logica e filosofica straordinaria. Fondamentalmente nel Medioevo si diceva questo. Il mondo come noi lo vediamo, cioè i modi di esistere delle cose, il mondo come noi lo percepiamo, cioè i modi con cui noi, loro chiamavano modi intelligenti, con cui noi percepiamo le cose, e i modi in cui noi diamo significato alle cose, sono tre facce della stessa medaglia, una medaglia impensabile, una medaglia borghesiana. Il modo di essere, i modi di capire e i modi di dire. Capite anche voi che siccome i modi di essere, supponiamo che in questa stanza noi tutti parlassimo lingue diverse, è difficile non dire che qui c'è una bottiglia sul tavolo. Se allora voi percepite tutti in modo univoco questa bottiglia, la comprendete in qualche modo e gli date un nome, vuol dire che la vostra grammatica è identica. Ruggero Bacone scrive una frase che, se tradotta in inglese, potrebbe suonare come modernissima, è detta ieri pomeriggio in un laboratorio di linguistica moderna, dice: la grammatica è una e una sola in tutte le lingue, secondo la sua sostanza, anche se accidentalmente può variare. Cosa c'entra il verbo essere con questa storia? C'entra perché se voi volete indagare i modi in cui si ragiona, non potete non indagare i modi in cui il linguaggio veicola il ragionamento. E lo strumento
uno degli strumenti più delicati e più interessanti per capire come noi formuliamo le deduzioni è il cosiddetto sillogismo, una specie di macchina della verità fatta di parole. Gli esempi sono semplici e li abbiamo in mente tutti. Se io dico Socrate è un uomo è mortale, non possiamo non concludere che Socrate è mortale. Qual è il perno centrale di questa macchina della verità? È proprio il verbo essere. Il grande Abelardo dice: il verbo essere è l'unico verbo che permette a un elemento di funzionare una volta da predicato e una volta da soggetto. Io ripeto l'esempio e dovrebbe essere chiarissimo. Se io dico Socrate è un uomo, sto dicendo dell'individuo Socrate che ha la proprietà di essere un uomo. Poi dico un uomo è mortale, sto dicendo che tutto ciò che è un uomo ha la proprietà di essere mortale. Vedete, un uomo nella prima frase fa da predicato, nella seconda da soggetto. Questa macchina si allaccia, queste due frasi si allacciano in modo inevitabile e producono la frase Socrate è mortale. Il verbo essere, di conseguenza, è quell'elemento che, prendendo due pezzi distinti, genera verità. E come termine, Abelardo, perdonatemi la notazione se volete un po' scurrile, non ha niente di meglio da offrire che inventarsi il termine copula. Chi conosce la storia del nostro sa come questo avvenimento può forse essere stato segno di un'ironia superiore. Certamente col Medioevo si afferma il termine copula. Il verbo essere, quindi, non è più il significato, il modo per rappresentare il tempo, ma è il modo per rappresentare l'unione tra due elementi diversi. Questo non vuol dire che si abbandoni l'idea che il verbo essere rappresenti il tempo. Vuol dire che parte un secondo binario e che la storia del verbo essere nella nostra civiltà occidentale entra con già due significati. Verbo essere come significato del tempo e verbo essere come unione tra due elementi che ne generano un'altra. Quest'idea che il verbo essere venga utilizzato per generare cose nuove viene portata al massimo livello però in un'altra fase della linguistica, una fase fondamentale per certi versi sorprendente, sulla quale vorrei soffermarmi un po' di più. Siamo nel 600, dovete fare un salto epocale e trovarvi all'improvviso nell'abbazia di Port-Royal, un covo di filosofi cartesiani giansenisti che decidevano di portare, come si direbbe oggi, di portare alle estreme conseguenze i principi fondamentali della filosofia cartesiana in tutti i campi del sapere. È molto interessante perché ogni volta che si inizia a pensare a questo ambiente, a dire cosa c'entra poi il verbo essere con questa caratterizzazione, evidentemente non è immediato, ma inesorabilmente questo ritorna, riemerge, diventa di nuovo protagonista. Se noi dovessimo, per così dire, in un modo certamente semplicistico, però raffigurare i due capisaldi del pensiero cartesiano, noi diremmo, certamente per Cartesio il complesso, la complessità è una funzione di elementi semplici. Quindi la riduzione del complesso al semplice è certamente una cosa che accade. La seconda cosa è che tutti gli eventi del mondo sono provocati da contatti meccanici. Questo vuol dire preparare il campo per la nascita della scienza e della tecnologia. Questo vuol dire che da quando ci siamo abituati a pensare in termini cartesiani, io posso descrivere il calore non in termini qualitativi, ma in termini quantitativi, come movimento disordinato di molecole. Posso descrivere il profumo non come un elemento metafisico. L'odore di lasagna non ha la lasagnità che ci arriva nel testo evocata dal mito della caverna, ma delle micro lasagne molecolari che vengono percepite dalle mucose e vengono tradotte nel cervello con quell'impressione. Bene, c'è una sola cosa che dà scandalo per Cartesio, ed è proprio il linguaggio. Cartesio non riesce a trovare un elemento meccanico che giustifichi la forma della mia grammatica. Badate, non tanto il fatto che io per parlare in questo momento, ovviamente, a parte il microfono, che insomma so usare sì e no, devo utilizzare delle vibrazioni d'aria che vi arrivano alle orecchie,
Ma si tratta di un altro tipo di meccanica, la meccanica della grammatica. In questo istante nel vostro cervello state rapidamente sfogliando un dizionario in tempo reale, recuperando i significati delle parole e mettendo insieme queste parole. Ma la cosa sorprendente è che non è che voi vi ricordiate frasi già sentite. Se io dico un'enorme malena blu sta per scendere da questo tetto, questa frase chi è che l'ha sentita? Oppure se vi dico questa frase chi è che l'ha sentita? Chi è che l'ha sentita? Capite che diventa estremamente improbabile che questo tipo di frasi vengano prodotte, eppure le capiamo. Quindi il linguaggio per Cartesio è il più grosso scandalo che ci possa essere nel suo sistema, tant'è che lui si riduce a dire, va bene, il mondo è fatto di due cose, una cosa che noi possiamo misurare, che ha un'estensione, la res extensa, è una cosa che pensa, una cosa che non si riduce a questo. Pensate, era talmente forte la filosofia cartesiana che addirittura c'è un caso molto interessante che secondo me fa capire bene, e poi alla fine spero di poter riprendere questo punto, che è un punto che sta a cuore a un linguista che ha fondato la linguistica moderna, che è Noam Chomsky, di cui sono stato immeritevole allievo, che riguarda proprio il passaggio tra la fisica di Cartesio e la fisica di Newton. Secondo Cartesio la Luna gira intorno alla Terra così come l'insalata si avvicina intorno al buco del lavandino quando io tolgo il tappo e l'acqua inizia a scendere, cioè viene imprigionata da un vortice. Per Cartesio succede la stessa cosa, cioè tra i corpi stellari c'è una sostanza che si chiama etere, questa gira vorticosamente intorno ai corpi astrali e la Luna imprigionata intorno al vortice della Terra tenta, progressivamente si avvicinerà al centro. Dico questo perché quando Newton formulerà la legge di gravitazione ebbe così paura di andar contro la teoria di Cartesio che nascose la sua teoria e Leibniz lo accusò quasi di stregoneria per questa cosa. Teniamo a mente questo fatto perché ci sarà un problema di riduzione quando alla fine vi parlerò di verbo essere di cervello, su cui vorrei ritornare. Ma perché il verbo essere era interessante per i portorealisti? Perché a loro interessava fondamentalmente capire come funziona questa res cogitans, questa cosa che non ha estensione ma che fa parte integrale, integrante, definitoria di tutti noi esseri umani. Loro distinguono nella costruzione del linguaggio due aspetti fondamentali. Il primo è il fatto che quando noi formuliamo una frase abbiamo due momenti. Un primo momento quando concepiamo le proprietà. Per esempio la proprietà di essere rotondo, la proprietà di essere la terra, la proprietà di essere una porta, di essere malvagio, e poi la proprietà in cui formulo un giudizio. Cioè il momento in cui io dico la terra è rotonda, questo uomo è malvagio, metto insieme i concetti. Loro dicono le parole corrispondono alla fase di giudizio, le parole corrispondono alla fase di concezione e le frasi alla fase di giudizio. Solo che, e qui interviene il primo dei principi cartesiani, noi, per nostra natura, si legge sulla grammatica generale o ragionata di questa fase della linguistica del Seicento, siamo portati ad abbreviare le cose creando oggetti complessi. L'esempio che fanno è un esempio famoso. Loro dicono una frase come «Dio invisibile ha creato il mondo visibile» sono tre frasi. «Dio invisibile». Dio ha creato il mondo è visibile. Queste tre frasi messe insieme generano la frase complessa Dio invisibile ha creato il mondo visibile. Ma perché vi sto parlando di questo? Beh, a questo punto ritorna il verbo essere in modo centrale. Prendete un qualsiasi verbo, dice la grammatica Port Royal. Per esempio, Pietro vive. Pietro vive non è nient'altro che un'espressione economica per dire Pietro è vivente. Dunque il verbo essere diventa un pezzettino fondamentale dell'impalcatura della struttura della frase, quello che tiene incollato i due concetti per formare un giudizio.
chi scrive la grammatica di Port Royal si spinge così avanti che dice: se le lingue dovessero contenere un solo verbo, questo sarebbe il verbo essere. Il verbo essere diventa il prototipo di tutti i verbi e gli altri predicati diventano normalmente degli aggettivi. Guardate, la grammatica di Port Royal, che viene stampata nella seconda metà del Seicento, fino alla prima metà dell'Ottocento veniva utilizzata non come testo d'antiquariato, ma come testo vero e proprio. Veniva utilizzata come palestra per ragionare su come costruire le grammatiche. E uso il termine ragionare di proposito, perché il titolo integrale era grammatica ragionata, come se si potesse ragionare sul linguaggio. E questo fu certamente un punto fondamentale della filosofia cartesiana del linguaggio, un punto in cui il verbo essere assume di nuovo una nuova centralità. Il verbo essere è l'unico verbo autentico capace di esprimere la nozione di affermazione. Siamo già a tre binari. Ricordate? Aristotele inaugura l'idea del verbo essere come segno del tempo. Nel Medioevo si affianca l'idea che il verbo essere sia un collante speciale per far scaturire la nozione di verità. Col 600, in epoca barocca, il verbo essere diventa il segnale dell'affermazione. Diventa l'elemento portante di questa struttura che in qualche modo rivela l'impalcatura del nostro pensare, del nostro ragionare. E ora permettetemi di rinnescare alla nostra macchina del tempo, di fare un altro salto, un salto di parecchi secoli, e di saltare dal periodo portorealista, dall'epoca barocca, direttamente al Novecento, e di ritornare a quell'invettiva che Russell pronuncia in questo testo che si chiama Filosofia della Matematica, Introduzione alla Filosofia della Matematica, dove, ripeto, dice: è una disgrazia per il genere umano che due idee così differenti siano utilizzate per rappresentare, che siano espresse con una sola parola, è. Allora è venuto il momento di dire quali erano le due idee così differenti per cui Russell è così preoccupato. In un caso non c'è sorpresa, il verbo essere esprime la predicazione, esprime il contenuto predicativo. Ma nell'altro caso il verbo essere esprime l'identità. Il verbo essere diventa, secondo Russell, il veicolo primario per l'espressione dell'identità. In un festival in cui l'identità è il tema centrale, è interessante immaginare che nelle nostre lingue al verbo essere venga attribuito questo ruolo così importante. Sì, ma perché è una disgrazia? Che male fa a Russell se, pur ammettendo che questo è vero, che il verbo essere esprima due concetti così diversi, predicazione e identità. Per capire la sua preoccupazione, profondissima, una preoccupazione che porta un uomo che è in prigione per essersi ribellato all'entrata del governo, all'entrata nel conflitto del Regno Unito, che certamente aveva molte altre preoccupazioni, di occuparsi di verbo essere. E in questo senso lo scenario si complica in modo preoccupante, perché il protagonista che giustifica questa invettiva non è la linguistica, è la matematica. Alla fine dell'Ottocento, molti di voi sanno che quello che si tentò di fare fu di riedificare tutta la matematica in termini logici. La pretesa era di dire: la matematica, una disciplina che si è sviluppata nel tempo in un modo estremamente sofisticato e maturo, è tempo che possa essere ridotta all'interazione di elementi semplici. Forse evidentemente la lezione cartesiana aveva dato ancora degli spunti in quel senso. L'idea era che tutta la matematica potesse essere rifondata in base alla nozione di insieme, fondamentalmente. Ancora una volta non è immediato capire perché il verbo essere debba essere incriminato in un'operazione di questo tipo. Certamente Frege, uno dei grandi matematici e logici dell'Ottocento, tenta di riedificare questa
di riedificare la matematica in termini logici, non deve essere rimasto molto bene quando gli arrivò una lettera di Russell che faceva vedere che il suo grande sistema aveva un buco innocente, piccolino, come un forellino in una diga, ma attraverso questo buco passava talmente tanta di quell'acqua che la diga sarebbe crollata. I matematici condividono la preoccupazione di Russell, si espande a macchia d'olio la convinzione che la matematica non si riuscisse a riedificare in termini della teoria degli insiemi. Io non voglio entrare in particolari e nei dettagli troppo sofisticati, ma per un solo motivo, perché penso che quello che sta sotto questo problema si possa cogliere anche in modo non tecnico, in un certo senso. Il problema principale del sistema della rifondazione della logica in termini matematici era dovuto a una specie di errore nella costruzione delle proprietà degli oggetti matematici. Mi spiego. Immaginiamo di dover costruire ciascuno di noi la caratterizzazione di insiemi, insiemi di qualsiasi tipo, insiemi di bottiglie, insiemi di persone, insiemi di città, insiemi di lettere dell'alfabeto. Ogni insieme come faccio a definirlo? Lo definisco con la proprietà degli oggetti che ci appartengono. In generale, se io prendo un insieme di gatti, dentro avrà degli individui che si chiamano gatti. Ora, c'è un modo curioso per definire la nozione di insieme, che è quella di utilizzare la stessa nozione di insieme. Se ad esempio indico gli insieme degli insiemi di gatti, beh, poco male, avrò un insieme fatto di insiemi di gatti. Cosa c'è dentro questo enorme sacco? Tanti sacchi con dei gatti, l'insieme degli insiemi di fagioli, l'insieme degli insiemi di quello che volete voi. Russell, provando con questo genere di ragionamento, prova a costruire gli insieme degli insiemi che non contengono se stessi. Già ci si aggroviglia quando si pensa a queste cose, ma cos'è un insieme di insiemi che non contengono se stessi? Prendiamo ancora l'insieme dei gatti. L'insieme dei gatti contiene se stesso? No. L'insieme dei gatti contiene dei gatti, non contiene un insieme di gatti. L'insieme dei fagioli non contiene se stesso. Allora, immaginiamo che io qui costruisca un insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi. Possiamo farlo. Solo che poi qualcuno di voi alza la mano e mi dice: sì, ma quell'insieme lì, dove lo mettiamo? Dentro o fuori l'insieme? Beh, se voi ci provate, non sapete dove metterlo. Perché l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi, se non contiene se stesso, accidenti, per come ho definito l'insieme, deve essere dentro lì. E viceversa. In ogni modo io mi ponga, l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi mi porta a dire ho sbagliato qualcosa. Poi ci sono di questa antinomia di Russell delle versioni giocose, per così dire. C'è il famoso paese in cui c'è un barbiere che fa la barba solo a tutti quelli che non se la fanno da soli. E uno si dice, quel barbiere lì, a chi gli fa la barba? Se non se la fa lui, deve farsela lui, se no l'insegna è sbagliata. E se invece se la fa lui, l'insegna è sbagliata, perché non è vero che fa la barba a tutti quelli che non se la fanno da soli, perché lui se la sta facendo la barba. Io so già che in questi casi, almeno come capita che mi studenti fa, ma quello lì non doveva parlarci del verbo essere? Eh sì, ci vuole una dose di perversione nella storia della linguistica, della logica, per arrivare a scovare le cose. La questione è questa. Russell, riflettendo sulle fondamenta della matematica, dopo quello che aveva combinato con quel buchino nella diga che aveva aperto la più grande delle falle possibili, prova a esaminare il linguaggio. Io, se riesco a non distruggere il logo, già c'ho problemi, però questo almeno sta in piedi, arriva a questa frase. Socrate è un uomo. E uno dice, poteva andare a dormire tranquillo, tanto in prigione non aveva molto da fare, invece no. Perché lui dice, prendiamo Socrate è un uomo e Socrate è umano. È lì dove lui si spaventa e dice, è una disgrazia per il genere umano che due idee così differenti come predicazione e identità siano espresse da un solo verbo. Intanto vediamo che cosa intendesse e poi vediamo perché era una disgrazia.
Noi siamo già convinti di averne tante disgrazie, che si aggiungono anche quelle del verbo essere, probabilmente preferivamo farne a meno. Allora, il primo motivo è questo. Voi vi ricordate che l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi è un oggetto mostruoso, che non ci sta nel mio modo di pensare la matematica. Allora, quello che farà è pensare che cosa ha sbagliato, a che punto della mia costruzione matematica io ho messo un ingrediente che non andava, quando ho fatto impazzire la mia maionese logica, quando qualche cosa non ha funzionato. Si accorge che il punto chiave in cui lui ha costruito questo oggetto indomabile, questo oggetto che non può essere trattato in nessun modo dall'intelligenza degli esseri umani, è quando io applico una proprietà alla stessa proprietà, l'insieme degli insiemi. Lui dice, è lì dove sbagliamo. Noi non dobbiamo poter permettere che la proprietà di essere un insieme possa essere sempre definita su un insieme. Cioè lui dice, se io stendo su questo tavolo tutti i tipi logici che io posso avere in mente, quando ho una cosa di un certo tipo, la cosa di quel tipo non può riapplicarsi a se stessa. Ci siete? Cioè lui dice fondamentalmente l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi è un oggetto patologico la cui terapia consiste nell'impedire che venga formato. Per impedire che venga formato devo escludere la possibilità di applicare una proprietà a se stessa. Adesso dobbiamo mettere insieme due pezzi. Sappiamo da una parte che l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi ha l'aspetto patologico di una proprietà che si riapplica a se stessa. E di qua abbiamo Socrate e un uomo. Che cosa hanno in comune queste due cose? Russell dice, se io dico Socrate è umano, io ho un soggetto Socrate, un predicato umano e sono tranquillo. Sto in prigione, ma fa niente, sto lì tranquillo. Ma se dico Socrate è un uomo, avrei il tipo Socrate, che è un nome, a cui viene predicato il tipo uomo, che è un nome. Dunque, nel linguaggio naturale, io avrei la possibilità di costruire questi oggetti anomali che voglio evitare in matematica. Allora che soluzione ha? O di obbligare tutti i cittadini del regno a non pronunciare frasi con predicati nominali, cosa che forse in un mondo orwelliano arriveremo a fare. Io temo di più la pubblicità nelle frasi, o i brevetti delle costruzioni. Dice, quel congiuntivo lì l'ho inventato io, 5 euro. No, speriamo di non arrivare a questa cosa qui. Lui non può impedire che si pronunciano queste frasi, allora dice, allora in Socrate un uomo non ho un predicato, ho un'identità. Socrate un uomo può essere solo interpretato ammettendo che l'individuo che ha nome Socrate e l'individuo che ha nome uomo sono la stessa cosa. Russell inaugura nella storia della riflessione linguistica occidentale l'idea che il verbo essere sia irriducibilmente il segno dell'identità. Siamo arrivati a quattro binari, il nostro treno diventa enorme. Aristotele, segno del tempo, medievali, copula, segno della verità, 600, segno dell'affermazione, 900, segno dell'identità. Non vi ho mai nominato l'idea che il verbo essere sia segno dell'esistenza. Sulla questione del verbo essere come implicato di esistenza si scatenano un po' tutti. Si scatena Aristotele, si scatena Kant, si scatena Leibniz, si scatena Abelardo. Per tutti il verbo essere, quando vuol dire esistenza, è semplicemente perché sottintende un predicato di esistenza. Per spiegarmi vorrei utilizzare un esempio molto semplice. Immaginate il verbo fare, immaginate che questa chiacchierata tra di noi non fosse sul verbo essere ma sul verbo fare. Come utilizziamo in italiano il verbo fare? Possiamo dire fare una torta, quindi vuol dire mettere insieme gli ingredienti per costruire l'oggetto torta. Possiamo dire fare un calcolo, che vuol dire calcolare, fare una riunione. Insomma, tutte le attività possibili si combinano col verbo fare, che diventa, in un certo senso, l'elemento sempre presente in tutte le azioni. Tant'è che noi possiamo dire il fare. Oggi abbiamo il problema del fare. In un mondo possibile ci sarebbe fare e non fare, questo è il problema. Se sia più nobile, bla bla bla. Il verbo essere
diventa, come il verbo fare, l'elemento che è presente in tutte le predicazioni possibili. È in questo senso che Kant, Abelardo, Leibniz, Jespersen, moltissimi linguisti, moltissimi filosofi, arriveranno a dire che il verbo essere non ha di per sé significato esistenziale, ma è solo una specie di verbo pronominale che si usa per indicare tutti i soggetti possibili di tutti i predicati. Ma anche se noi ci togliamo di mezzo il significato del verbo essere come esistenziale, capite bene che noi abbiamo comunque gli altri significati. Notate che questa stratificazione di definizione di verbo essere non è sempre trasparente a tutti quelli che si occupano di verbo essere. Pensate che io questa storia del verbo essere me la sono ritrovata addosso non per scelta, ma perché siccome dovevo cercare di trovare una formula che risolvesse delle proprietà sintattiche del verbo essere nella maggior parte delle lingue del mondo, quando confrontavo la bibliografia, come si dice adesso, la letteratura in questo settore, non tornava niente. E beh, per forza, perché qualcuno si riferiva a Aristotele, qualcuno ad Abelardo, qualcun altro a Russell, e se tu non sai a chi ti riferisci, alla fine altro che identità, ti perdi completamente, non sai più che cosa dire, che cosa vuoi dire. Io ho deciso che in questa chiacchierata non vi avrei annoiato con i sistemi formali con cui poi si può ritornare alla struttura del verbo essere e far vedere che fondamentalmente Russell non aveva ragione, nel senso che le lingue naturali, quando contengono un predicato di identità, usano sempre l'aggettivo essere identico a. Vi faccio un esempio molto semplice. Il verbo essere ha una particolarità magica. Noi nelle lingue naturali abbiamo i pronomi che possono essere interpretati rispetto a dei nomi che vengono pronunciati precedentemente. Se io dico Gianni ha ucciso il suo cuoco, suo può riferirsi a Gianni oppure può riferirsi a Pietro. Ma se dico Gianni è il suo cuoco, suo non può più riferirsi a Gianni. Deve obbligatoriamente riferirsi a qualcuno che sta fuori dalla frase. Questa cosa di cui noi non ci accorgiamo è molto interessante perché nell'indagine che si fa sull'acquisizione del linguaggio dei bambini si scopre che nessun bambino sbaglia nell'interpretare i pronomi. E l'interpretazione dei pronomi, capite bene, che è un tema centrale per chi studia l'acquisizione del linguaggio dei bambini. Perché mentre un bambino può essere corretto quando fa un errore tipo morfologico, prendete, tipicamente un bambino sente vendere, venduto, piangere, piangiuto. Ci mancherebbe altro, è un meccanismo analogico perfetto, ci mancherebbe che non dicesse piangiuto, poi noi correggiamo dicendo, beh no, la storia della lingua italiana fa in modo che alcune trasformazioni morfologiche e fonologiche riassestino i lessemi, le radici e le cose cambiano. Però certamente la comunità non si accorge, salvo in quei pochi casi di comunicazione indiretta, se uno interpreta male un pronome. Ieri Gianni ha ucciso il suo cuoco, tu non è che gli dici adesso dimmi chi era suo, lo interpreti per fortuna. E i bambini non si sbagliano mai, quindi il verbo essere per i bambini dà sempre questo effetto strano. Ora la cosa curiosa è che se voi provate a fare degli esperimenti utilizzando le frasi col verbo essere, notate che il verbo essere ha sempre questa proprietà di estendere il dominio di riferimento dei pronomi, mentre i veri predicati di identità no. Vi faccio l'esempio così si chiarisce. Se io dico Gianni è il suo cuoco, suo non può riferirsi a Gianni, l'abbiamo capito. Ma se dico Gianni è identico al suo cuoco, eh sì. Dunque il predicato di identità, quando c'è, effettivamente prende due elementi e dice questi sono la stessa cosa. Ma quando il verbo essere è usato da solo, il verbo essere non è un predicato di identità. E allora che cos'è il verbo essere? Se il verbo essere non è lo strumento con cui nella grammatica delle lingue umane noi esprimiamo l'identità, che cos'altro potrebbe essere? In un certo senso noi torniamo circolarmente indietro ad Aristotele, però in un senso interessante, e mi avvio a concludere con l'ultima parte, per farvi vedere come il verbo essere non solo è stato protagonista nell'epoca classica, non solo nell'epoca medievale, non solo nell'epoca dei grandi geni, non solo agli inizi del secolo, ma paradossalmente è protagonista a tutt'oggi
nei laboratori di neuroimmagine e nei laboratori di neurologia dove si studiano le patologie di tipo linguistico. E non solo perché ci sono dei linguisti che sono ricoverati, ma anche perché fortunatamente esistono anche patologie interessanti che rivelano particolarità curiose. Perché alla fine, vedete, la domanda che tutti ci poniamo è sempre la solita. Noi sappiamo benissimo, dalla seconda metà dell'Ottocento, che il nostro linguaggio è governato nella maggior parte degli individui, certamente tutti i destrimani, da una porzione specifica dell'emisfero sinistro, che non è un'area ma è una rete. Io sto molto semplificando, se qui c'è qualche neurologo, qualche medico, certamente sa che non esiste, non c'è una neofrenologia moderna in cui ci c'è l'area di questo, l'area di quello. In questo senso probabilmente l'effetto di molte notizie come vengono diffuse oggi dai giornali è certamente deviante. Ci manca che scopriamo l'area di allacciarsi le scarpe, l'area di toccare così il microfono, poi c'è tutto. Il linguaggio però senza dubbio viene controllato dal cervello. Ora, che questo sia vero, ripeto, è una cosa nota da 150 anni, ma comunque forse anche da prima. Il problema è un altro, è vedere se quello che sappiamo della struttura della grammatica si riflette in quello che sappiamo della struttura del cervello. E qui torna comodo il lavandino, la luna e i vortici. In una serie di lezioni che Chomsky tenne alla fine degli anni 80, primi anni 90, proprio quando io ero studente lì, che poi sono state anche tradotte in italiano in un libro molto interessante suo, lui dice: chiedere che la linguistica o quello che sappiamo del linguaggio venga ridotto a quello che sappiamo sui neuroni sarebbe stato come rinunciare alla teoria della gravitazione universale perché non era formulata in termini di meccanica di contatto. Forse dovranno cambiare tutte e due. Questo è molto interessante perché apre in tutti noi la responsabilità del rifondare quello che stiamo studiando sul cervello. Tra di noi in questa sera c'è Edoardo Boncinelli che nel Cervello, la mente e l'anima scrive questa frase: dobbiamo abituarci a pensare come pensa il cervello, non a proiettare sul cervello quello che pensiamo noi. Questa è una frase che io mi sono stampato in testa insieme a tante altre che ho avuto la fortuna di sentire direttamente da lui. E allora pensare come funziona il cervello vuol dire chiedersi: ma il verbo essere, nella fattispecie, che relazione ha col cervello? Tutto quello che vi ho detto ora è un artificio descrittivo con cui il linguista, ma sì, cataloga le cose come un entomologo catalogherebbe le farfalle, o forse, non so, un architetto catalogherebbe i tipi di soffitto, oppure esiste qualche cosa nel cervello? Intanto varrebbe la pena di chiedersi che cosa possiamo noi sapere del linguaggio del cervello. Sappiamo certamente una cosa, almeno io su questo mi batto, forse non tutti saranno d'accordo, ma a me sembra di avere accumulato insieme ai gruppi di ricerca con cui lavoro e a tanti altri colleghi sufficienti prove per dire che la struttura delle nostre grammatiche non è libera a piacere. Un'espressione che a me piace utilizzare è che esistono i confini di Babele, che la nostra Babele non è completamente caotica, ma esistono delle delimitazioni, certamente culturali, certamente sociali, certamente emotive, ma anche neurofunzionali. Però vedete, questo è un insieme ancora troppo grande, cioè chiedersi se la forma della grammatica può essere racchiusa in un cervello non ci dice ancora nulla sul verbo essere. Ma a questo punto c'è un dato molto interessante che fa sì che le due discipline ancora una volta, inaspettatamente, vorrei dire miracolosamente, se non fosse una parola da non scomodare per fatti così banali, avviene. Cioè che esiste una patologia linguistica dell'ambito delle afasie, che è l'agrammatismo, in cui i pazienti all'improvviso possono non pronunciare degli elementi che nel linguaggio servono a mettere in relazione le parole, le desinenze, gli articoli, gli ausiliari. Noi potremmo, i medievali lo facevano, distinguere le parole in due grandi famiglie: quelle in cui posso sempre inventarne una nuova. Per esempio, noi ci ricordiamo tutti che 20 anni fa non c'era il modem, mi sembra. No, forse sì, 20 anni fa c'era già, si vede che ormai sono andato un po' anch'io, insomma, che 120 anni fa non c'era il modem, adesso voglio vedere se qualcuno lo trova.
Tra l'altro mi piacerebbe attaccare il problema delle etimologie moderne, ma insomma, non... ieri sera Severino faceva vedere come se tu prendi una parola inventata nell'Ottocento puoi ancora farne l'anatomia, scomporla, eccetera. Quanti di noi hanno in mente cos'è l'etimologia di modem, che è modulator, demodulator? Non capisci più niente e questo ha un enorme effetto positivo per chi gioca con quegli oggetti, crea una barriera di competenza che poi fondamentalmente si traduce in denaro. Ma insomma, al di là di questa questione, io se vengo provocato su questi termini non mi fermo più. La questione è che dicevo, ci sono due classi di parole, le classi che posso ampliare, nomi, aggettivi, verbi, e quelle che non posso ampliare. Per esempio, le preposizioni, di, ad, an, con, su, per, tra, fra. Non è che domani uno viene in mente che ci sia anche fru. Ci siamo dimenticati di fru, che non è né di né fra, è fru. È pensabile fru, ma noi non l'aggiungiamo. Il lo, la, il le. E poi c'è anche gli o, che no, non c'è. Ecco, la cosa interessante è che il nostro cervello queste cose le sa. La patologia dell'agrammatismo si manifesta, lo faccio semplice, ma insomma uno dei dati più significativi e sintomatici nell'eliminazione di queste parole di classe chiusa, quelle che non posso aumentare. E allora sapete cosa succede? Questi pazienti pronunciano benissimo tutti i verbi, meno il verbo essere. Se volete concludere con uno slogan, per una volta il nostro cervello è più istruito di quanto non siamo noi. Grazie.